è una casa abbastanza grande perché ci sono più di 150 metri ed è molto ambita. Il campanello della casa di Paola da un po' di tempo suona troppo spesso, colpa di un annuncio su un sito in cui si affittano abitazioni per le vacanze. Mi suonano alla porta, io capisco subito chi sono e poi dico: guardate, avete preso una bufala, la casa era mia. Perché Paola nella sua casa di Riccione ci vive e non ha mai pensato di darla in affitto. Sono arrivata, ho suonato al cancello, moglie, marito e tre bambini, con le valigie pronte per entrare. Se in due mesi sono venute 5 famiglie qui, non so cosa mi aspetterà in luglio e agosto. Quando vengono qui hanno tutte versato una caparra, che va dai 400 euro ai 600 come l'ultimo. La cosa più consigliabile è quella di fare un sopralluogo, non dare mai caparre o saldi del prezzo senza visitare l'immobile o aver conosciuto il proprietario. Un annuncio dove viene promesso troppo a un prezzo troppo basso, sicuramente c'è la fregatura dietro. Quello che si può fare è fare la denuncia alle forze dell'ordine, però sicuramente i soldi non si recuperano più. Queste persone non si aspettano di essere stati truffati e poi cambiano espressione. Benvenuta professor Antonio.